arrivato il tempo della muta alle mie galline, ora vediamo quale alimentazione adottare. Dopo la sigla. Buongiorno, bentornati sul mio canale. Siamo in ritardo, siamo a fine dicembre, la muta sarebbe dovuta iniziare tra ottobre e novembre, invece quest'anno siamo in ritardo, probabilmente per colpa del clima, è fatto molto caldo. Abbiamo le galline, soprattutto quella nera, che poverina si sta spiumando completamente, quella lì a polla per gli amici. Allora, se avete visto l'altro video sapete che io nel periodo invernale come cibo do loro un misto polli mischiato con l'ovaiola che è proteico. Ora però per il cambio della muta mi sono informato meglio e per dar loro una spinta maggiore, per aiutarle a rimpiazzare le piume perse, che possono arrivare anche fino a 150 grammi in poche settimane, non è poco per animali del genere, farò un mix con il mangime per i pulcini che è estremamente proteico e di questo ne userò il 30%. L'altro 30% farò invece l'ovaiola e l'ultimo 30%, 35% quello che è, userò il misto polli. Quindi faremo 30-30-30 più o meno. È importante dar loro, non so se vedete, come vi dicevo nell'altro video, anche verdure fresche. Questi sono gli avanzi crudi ovviamente dei cavoli che abbiamo pulito. Non gradiscono molto, però questo c'è e si mangiano i cavoli. Poi ovviamente darò loro erba fresca e quant'altro. Ovviamente l'acqua c'è sempre, è sempre controllata. Qui avevo già fatto un mix col 30% di mangime per i pulcini, come vi dicevo prima, è molto farinoso come mangime, quindi loro facilmente lo buttano fuori, però quello è, e poi se lo mangeranno anche da terra. Ovviamente in questa fase, che durerà qualche settimana, le uova verranno abbandonate, nel senso che non faranno quasi per niente uova, e infatti ora che ci penso, quella nera, che è l'unica che fa le uova marroni, saranno almeno 2 settimane che non le fa più. Quindi è iniziato il periodo di muta poche settimane fa. Ecco, adesso andiamo a vedere il mix del mangime, poi li riempiamo la ciotola e le facciamo contente. Come vi dicevo, il mangime per i pulcini è molto farinoso, giustamente. Io questo l'ho comprato sfuso al consorzio, costa 70 centesimi al chilo più o meno. Ora questo è un recipiente da circa 4 kg, quindi facciamo un mix. Di qua invece avevo già messo il misto polli con l'ovaiola, e per aiutarli un attimino avevo preso anche la versione con i semi di girasole, che sono nutrienti e fanno bene. Ovviamente andiamo a occhio, un terzo, voilà, ok, li andiamo a dare e le facciamo felici, dai tu, sì, al volo vuoi mangiare tu, dai Polla, vieni. Vediamo se riesco ad accarezzarne qualcuna. Oela! Quando si mangia! Dai! Cosa hai fatto tu? Tutta spelacchiata sei! Ok! Molto bene! Che il banchetto abbia inizio! Bene, come avete visto è stato un video molto veloce, molto semplice, solo per farvi vedere che tipo di mangime do loro durante il periodo della muta. Avendone soltanto 6 di galline, ovviamente la produzione di uova adesso va a zero, quindi qualcosa la comprerò dal contadino vicino di casa, che ne ha molte di più.
Se utilizzate un altro metodo o un altro tipo di mangime, o magari se avete le vostre granaglie, che è pure meglio, me lo volete dire, vi ringrazio. Bene, per il resto, se vi è piaciuto il video volete mettere un pollice in su o condividerlo, o se vi volete iscrivervi al canale, ve ne sono grato. Vi ringrazio per essere stati con me, buona giornata.